in collina e poi rotolati. Quelli nati un po' in collina, bentornati. Scusate il ritardo, ma questa sera le linee fanno veramente pietà. Ma anche non... perché siamo in collina, tutta la salita che c'è da fare a venire su. Esatto, sarà il monte curve. Qua di fronte. Sarà il monte qua di fronte. Bisogna spianare follow out. Esatto, esatto, è l'unica, venta spianare buona, follow sì. out, mi ha salita di me. Che dobbiamo fare noi, ragazzi? Comunque, vai, la prima canzone di questa seconda puntata della serata è un brano scritto da Mogol per il testo, Gianni Bella per la musica e arrangiato da Fiodanotti del 99, L'emozione non ha voce. La regaliamo tutta a Martina Battolla, la figlia di Claudio. Ciao Marti, tutta per te, L'emozione non ha voce, Adriano Celentano. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce e mi manca un po' il respiro, se ci sei c'è troppa luce, la mia anima si spande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono, disonesto mai lo giuro, ma se tradisci non perdono. Sarò per sempre amico, pur geloso come sai, io lo so mi contraddico, ma preziosa sei tu per me, tra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Sarai fino a quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi prendono fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro da un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Alle mie braccia dormirai serenamente ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Vivremo come sai, solo di sincerità, di amore e di fiducia, poi sarà quel che sarà. Emozione non a voce, Adriano Celentano. E adesso ci spostiamo su un cantante che in realtà è noto per una canzone che si chiamava Luna. Luna, Gianni Togni,
l'anno era il 1984. Questa canzone la regaliamo tutta a Carlo Rapallini, il nostro primo ospite della serata. Il titolo è Giulia, Gianni Togni. Giulia, oh mia cara, ti prego salvami tu, tu che sei l'unica, mio amore. Non lasciarmi da solo in questa notte gelida, per favore, non vedi dentro i miei occhi la tristezza che mi fulmina. Non scherzare, sto in mare aperto e mi perdo e tu sei la mia ancora. Ti prego sali in macchina, come faccio a respirare, cosa faccio di me senza te, Giulia, oh mia cara, non riesco a mangiare, non dormo ormai da un secolo, non mi credi, senti la mia voce, è con questa che ti supplico, tu che sei il mio angelo, non lasciarmi mano agli avvoltoi, fai quel che vuoi, dammi il tuo amore, ho soltanto un cuore che faccio di me senza il tuo amore, ho
Giulia, Gianni Togni. Adesso andiamo avanti con un duetto. Una versione un po' particolare di una canzone molto famosa, si chiama L'Appuntamento, di Ornella Vanoni, con la partecipazione di Carmen Consoli, della bravissima Carmen Consoli. La vogliamo dedicare, a regalare anzi, a due ragazzi che si chiamano Marco e Paola, che fanno parte di un gruppo che si chiama Improvvi Sarzana e fanno dei bellissimi spettacoli di teatro improvvisato, di improvvisazione teatrale, dei match di improvvisazione teatrale dove si sfidano tra squadre. Vi garantisco che è molto divertente. Cercate il gruppo Improvvi Sarzana su Facebook e così potrete seguirli. L'Appuntamento. Ornella Vanoni e Carmen Consoli.
Carmen Consoli e Ornella Vanoni, l'appuntamento. Adesso andiamo con una canzone dei Pooh. Che in realtà è un 45 giri, ma il lato B di un 45 giri più famoso, che era Io sono vivo del 79, e la vogliamo regalare a Luca, Arianna e al piccolo Mattia. Questa canzone si chiama Sei tua, sei mia. I Pooh. I Pooh. Siamo qui, evidenze, fantasia, un respiro diverso nel mondo. Fiori d'aria siamo noi, due satelliti d'argento, due falchi protesi nel vento. Canterò, graffierò, ruberò, mi venderò per scaldare, salvare qualcosa che vale per te, per me, di fuoco, terra ed aria siamo noi, non puoi fermare questa forza che vola già da sola. Siamo qui, cancellati ed infiniti, soffiati lontano dal mondo. Quando adesso arriverà, scivolando addosso a noi, il bisogno di uscire dal sogno. Canterò, graffierò, Sei tua, sei mia, i Pooh. La prossima è una canzone dei Nomadi,
e la regaliamo al nostro amico Gianluca Meri. C'è un re, i Nomadi. E io ricordo Gianni che in vacanza suonava questa canzone con la tastierina da 30 euro che mi ero portato dietro, e abbiamo rotto le scatole a tutti per una settimana con questo riff che potete ascoltare adesso. Applausi, 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 applauso, applauso. Bravo, applauso, bravissimo, un applauso per Gianluca, per la tastierina. Fuggire, urla fuoco tutto il giorno, volano avvoltoi nel cielo blu attorno, avanza il battaglione, brilla il ferro e lo attone, e cadono sull'erba mille bravi cittadini. C'è un re che non vuol vedere, c'è un re che non vuol sapere. Hey! Mentre il cannone lancia lampi nel cielo, rollano tamburi, incalzano zamponi, insieme nella polvere, sangue e sudore, e cadono sull'erba mille bravi contadini. C'è un re che non vuol vedere, c'è un re che non vuol sapere. Hey! C'è un re che dorme, rapito dalle rose, non si sveglia nemmeno quando madri silenziose, unite nel dolore a giovani spose, dimostrano un anello con inciso sopra un nome. C'è un re che non scende dal trono, c'è un re che non fa nessun dono. C'è un re che non scende dal trono, c'è un re che non fa l'ultimo dono. C'è un re, Nomadi. E adesso proviamo... proviamo a, a cercare un altro ospite in diretta. Guardiamo un attimo se ci risponde. Vediamo, vediamo se ci risponde. Vediamo se ci risponde, perché a sorpresa lo chiamiamo. Vediamo un po' se è già a letto. Anche perché adesso è diventato un costruttore, non so, mette a fare delle capannine. Sentiamo un attimo. Pronto? Chi parla? Sono Claudio. Buonasera Claudio Battolla. In diretta, buonasera, come con va? Quelli nati un po' in collina, qua tutto bene, te? Tutto a posto, tutto bene. Io vi sto ascoltando, siete bravi. E noi difatti volevamo vedere se ci stavi ascoltando, perché avevamo pensato che stasera non ci ascoltavi, visto che stai facendo delle costruzioni, no. Anche visto su Facebook delle foto. Controlliamo, insomma, ecco, pensa. Controllate, controllate, state bene. No, mi sto ascoltando e con un occhio sto guardando anche la partita. 0-0, 0-0. Anche noi con un occhio la guardiamo. 0-0, quindi per noi la devo la sera tranquilla, anche se io stasera naturalmente devo rifare per la Roma, ovviamente, però sono così.
Fai una che invece di fare il pallone, ricordaci un po' un qualcosina come ha fatto prima Carlo, anche tu di Tivegna, qualche ricordo che hai. Ma sai Marco, di ricordo di Tivegna sarebbe da un'inguaglia, le nostre partite, uno solo. Ragazzi, le partite alla Colvino nell'aria erano memorabili, c'è stato qualcuno che si era nascosto addirittura anche nei lobby vicino al cimitero. E quello sì, l'abbiamo fatto tutti, un penso, classico, sì. Era proprio un classico l'oculo. Mi faccio immaginare la paura che poteva avere qualche ragazza che andava su a cercare, per scovare, e poi persone che si erano nascoste nei luoghi dei cimiteri, e partiti a freccia, lo facevano decine e decine di chilometri per i boschi, per i campi, dalla mattina alla sera, ma a quelle fasi la stanchezza non si sentiva più. Chiaro che adesso c'è qualche anno più. E beh, certo, certo. Però ricordi del paese ne abbiamo tanto. Vabbè, tanto che parli, la Roma è andata in vantaggio, eh? No, qui si è preso 0-0. No, qua ha segnato, se i cattivelli arrivano prima i gol. Abbiamo lì, il fuso orario. Io sto venendo su Rai 1, però sono compiuto, ma perché non si deve ricordare. Sì, ha segnato ora. Claudio, ti ringraziamo, ti salutiamo. Andiamo avanti con un po' di musica. Benissimo, allora io ascolterò la vostra musica con grande piacere. Ciao, buonanotte, alla prossima. Ciao, ciao, ragazzi, ciao, 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 buonanotte. Buonanotte, ciao. E l'ultima canzone di questa puntata la regaliamo... Io vagabondo, sempre dei nomadi, e la regaliamo a La Fiorella, alla Lorena e alla Patrizia di Piandifollo. Io vagabondo. A tra poco, i nomadi. Un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò. Ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere. Deserto mi sembrava la città.